Signori, ci siamo pronti per l'episodio che può fare praticamente la storia, si può dire, ebbene sì, per quanto sia una storia Dugaz, è comunque storia, perché mai in 3 anni e passa di NBA abbiamo fatto il triplete, come vi dicevo nello scorso episodio. Viene alzata in questo momento la palla 2, si parte per gara 4, ben ritrovati in un nuovo video, non l'ho detto, ma ormai è andata. Siamo pronti perché possiamo fare il triplete My Career, My League, My GM e sarebbe una cosa molto 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 interessante. Sono molto fiducioso e quindi subito dall'inizio, anche se Clay ci porterà sotto di uno, vi chiedo mille tondi mi piace per concludere in bellezza la serie, prima di tutto mi sembra il minimo. E seconda cosa, se vorreste vedere un ultimissimo episodio in cui andiamo a simulare la stagione successiva senza giocare neanche una partita, giusto così for fun, per vedere dove ci mette la simulazione della 2K e vedere che fine facciamo nella quarta, dovrebbe essere, stagione, lasciatelo, vedete, mi piace, se arriviamo a 1000 ve la porto nei prossimi giorni. Signori, concentrati, è il momento di vincere delle partite, anzi solo una partita. Andiamo pick and roll, andiamo dentro con Paul George e Doncic che ha il 70% da 3 e cominciamo con un green release, subito vantaggio 3-2, occhio perché mi aspetto la CPU di tutto e di più. Subito LeBron con la tripla, non si scherza, nessuna squadra si è fatta rimontare nella storia delle final da 3-0 sopra, una cosa praticamente impossibile, ma noi non vogliamo neanche provare a rischiare di andare sul 3-1, 3-2, anche se qui Paul George si stacca per motivi incredibili, sbaglia durante, allora abbiamo una buona opportunità per un contropiede, si fermano tutti, anzi si ferma LeBron, quindi si fermano tutti, giochiamoci il solito pick and roll rottissimo qui al centro che di solito porta una schiacciata e mi sembra che anche questa volta è così. Partenza lanciata per Orlando Magic 10-2. Già finito l'entusiasmo del parziale, ovviamente, sì, non mi aspettavo di vincere di 20 il primo quarto, cioè se succedeva ben venga, ma insomma siamo nel limite comunque di quello che è il possibile. Qui raddoppiano a caso, Paul George non esce, allora vediamo un pick and pop con LeBron che tendenzialmente porta a buone cose, questa volta è un tiro cadendo per dietro, ma non c'è problema, c'è il buon Diandrone Eitonone a prendere il rimbalzo. Quanto mi mancherà questa squadra di fenomeni, nell'associazione è più facile, è vero, però Cristo santo che squadra abbiamo tirato su quest'anno. Arriva. Teletrasportato, che ha fatto? Che ha fatto? Che schiacciata di LeBron. Qui Doncic cosa fa? Non lo so, meno male che Klay Thompson ha già sbagliato 2 tiri in questa partita, cosa strana per lui visto le abitudini in questo videogame. Non riesce a buttarsi dietro Paul George, allora pick and roll che porta probabilmente a una palla persa, in qualche modo la teniamo, calma. Camerone, quando esce così dai blocchi e dalla panchina è micidiale, green light per lui, gran palla di non so chi, a dir la verità non ho visto bene. Fatto sta, tripla più 9 nuovamente anche con la panchina, loro restano in campo con i titolari, ovviamente il momento di difficoltà li costringe a fare questo, questo potrebbe avvantaggiarci nel finale di partita, se ci sarà bisogno, intanto ci prendiamo un canestro da Durantino. Ultima azione del primo quarto, ci potrebbe dare la doppia cifra di vantaggio per finire il quarto, cioè non so se ci capiamo, che cosetta figa sarebbe, vediamo dove ci porta questa azione, direi sotto da lui, anche se hanno appena cambiato da là là e non sono riuscito a tirare. Well played, complimenti, rovina l'ultima azione ma un eccellente primo quarto. Via di secondo quarto, vedo ancora Curry in campo, gli altri sono tutti panchinari così come i nostri. Questo pick and roll è fatto per farti perdere dei palloni, incredibile. Vediamo se arriva la chase down, tanto così, sarà LeBron, questa gliela mandavamo in sesta fila. Apriamo con una palla persa in entrata, solamente più 6, cioè sempre occhio a questi. Bravissimo Isaac, sfrutta mismatch contro Curry, non so perché abbiano cambiato ma chi se ne frega, bene così, anche Isaac partito bello tosto, anche i nostri giovanissimi stanno facendo molto molto bene. È il duale a caso del nostro Robert Williams, mamma mia, mi dimentico sempre comunque rispetto alla frase di prima che alla fine Isaac qui non è più un giovane, perché i giovani alla fine sono Ayton, Doncic, Reddish, Isaac, tutto sommato, cioè giovane sì, ma non così tanto. Torniamo in doppia cifra di vantaggio, però nei nostri cuori rimane sempre il nostro giovincello che era il primo anno. Torneranno i titolari, credo, cerchiamo di allungare ancora di più. Questi post-fade di LeBron sono veramente
pornografici da quanto sono belli. Mamma mia, nuovamente più 10. Meno male che Iggy doveva essere il LeBron stopped nelle finali. Un po' lo è stato, di la verità, ma non qui. Solo devi metterla dentro, devi stare lì, fermo, buono, asciugarti le mani, fare così per il vento, se c'è e se non c'è, tanto meglio, e buttarla dentro. Cosa che Doncic sta facendo alla grandissima in questi playoff, nuovamente più 9 sulle spalle, come sempre, di LeBron James. Altra bomba di LeBron che sventola, neanche fosse, non so, l'aeroplanino, il 19esimo punto per lui, e mi sembrava un primo tempo tranquillo da parte sua. Chris Dunn, mamma mia, ti meriti di andare a segnare, ti meriti di andare a segnare se riesci, Chris Dunn. Silenzioso ma letale, non dico a cosa assomiglia, ma l'avete capito. Mamma mia, anche Chris Dunn più 15 addirittura per finire il secondo quarto. 9 secondi da giocare, è uscito LeBron, quindi sarà sicuramente di Paul George quest'ultima azione. Si gioca un pick and roll, vediamo se riesce a buttarci dentro. No, non volevo fare esattamente questa cosa qui, volevo step back e cosa, ho premuto verso indietro, però l'animazione è andata per gli affari suoi. Abbiamo fatto 2 splendidi primi quarti e le ultime azioni di entrambi i primi quarti hanno fatto vomitare. Speriamo continui così, anche se le ultime azioni fanno schifo. Bene, bene, bene. Via di secondo tempo, sempre con LeBron James, sempre da questo più 14 che ci mette tanta, tanta fiducia. I Warriors pensavo si presentassero qui cattivissimi, ma proprio di quelli cattivi come l'aglio. E invece sono arrivati qui, a dire la verità, abbastanza tranquilli. Qui se LeBron vabbè, non l'ha passata, palla persa sanguinosa, vediamo se riusciamo a tornare in difesa, sembrerebbe di sì, anzi no. Bello Don Ciccino che è giovane ma ha giocato tanti momenti importanti già nella sua carriera, e signori, si è fatto trovare sempre pronto, magari in difesa leggermente meno, ma voglio dire, questa roba lasciamo stare, non la commento neanche. Contro Klay Thompson nessuno è pronto a difendere, o pochissimi lo sono. Quindi voglio dire, ottima finale, anzi, da parte sua. Ci marca Damian Jones, quindi sapete cosa? Con tutto... No, ho detto ISO, grazie. Sapete cosa? Facciamo questa cosa qui, non serve neanche la blow line in mezzo. E neanche Durant riesce a fermarsi. Squillo di trombe anche per Paul George. Molto bella questa schiacciata, let's go. Si poteva fare una cosa decisamente più semplice di questa qui, però vabbè. Poi George si inventa uno step back dalla media che comunque è il suo tiro, tutto sommato un po' tutti sono i suoi tiri. Nuovamente più 15, anche se ci stanno provando i Warriors come sempre tra bug, trip, script e un po' di tutto e un po' di errori miei, siamo comunque sempre sul pezzo a più 15. Questo è un tiro infermabile, può solo sbagliare da solo, così succede. Allora via, gliela tiriamo un po' in faccia al povero uomo qua. Arriva Coso, spara una palla nel mezzo che solo Ayton potrebbe controllare. Calma, grande calma. Altro mismatch in post basso che dobbiamo portarci fino in fondo. Isaac è abbastanza campione in queste cose. Sempre quando le dico vanno a finire così. Dall'altra parte Iguodala, grazie a Dio, sbaglia. Siamo ancora più 12, ma in questo terzo quarto la panchina non ha avuto lo stesso impatto fulminante che nel primo tempo. Adesso calma, giochiamoci un pick and roll, manca meno di un minuto, quindi siamo abbastanza tranquilli. Bel crossover di Cameron Reddish, subisce fallo. Ottimo. Ultimi 10 secondi del terzo quarto, vediamo dove ci portano. Ci sarebbe già Isaac libero, a dire la verità, però scelgono di non passare, dovrebbe uscire Teodosic, che comunque ha un buon tiro da 3 punti. Glielo armiamo e la mette, signori. E non ama in 2 triple di fila e siamo quasi a più 20, non 20, perfetto. No, non vale, Ti ho visto benissimo, non vale, bravi. Oh, guarda che ci hanno provato, ma in ritardo. Signori, è quasi fatta. Ci siamo per quello che probabilmente sarà l'ultimo quarto della nostra serie, perché se ci sarà il prossimo episodio, come ho detto, dipende da voi, dai 1000 vi piace, ve lo ricordo, ma non giocherò, perché sarà tutta una simulazione per vedere dove ci mette la 2K. Qui Teodosic fa quello che può, ragazzi. Vabbè, quando è così, non c'è niente da dire. Bravo lui, più 15 ancora però, quindi più bravi noi. Eccoci. Timeout chiamato dalla CPU, ma l'avrei chiamato io. 90-81, 3 bombe in fila, 2 di Curry, 1 di Durant. E si, forse non era di Durant, ma di qualcun altro, non mi ricordo. Vabbè, si torna a contatto circa, perché ancora più 9 è un buon vantaggio. Ma
prima o poi doveva arrivare questo parziale. Sì, perché i Warriors sono forti. Sì, perché la CPU non ti fa vincere 4-0 se può impedirtelo. Quindi occhio, però adesso è tornato. È tornato il marziano. È tornato il marziano e si sente la differenza. E tutto sommato vi dirò, una partita, soprattutto nel secondo tempo, silenziosa, perché avrà fatto 2 o 4 punti nel secondo tempo. Quindi, calma, Warriors. È andata bene. Vi è andata bene. Difatti, torno ai titolari immediatamente contro parziale, perché con LeBron non si scappa, signori. E LeBron, cattivissimo, che vuole vincere, vuole prendersi la sua rivincita contro i Warriors. Nuovamente più 15. 5 minuti da giocare ancora praticamente. Signori, si avvicina il primo titolo della storia dell'Orlando Magic. Lee Ayton, portato a scuola Damian Jones. D'altronde non c'è paragone, ragazzi. Non c'è veramente paragone. 90-100. Non mollano, certo, ripeto. Però mi sembra che abbiamo abbastanza in cassaforte la partita. LeBron, magari una difesa migliore. Non è ancora finita, eh. Dobbiamo ancora fare un paio di canestri per dargli la spallata finale. Giocato alla perfezione questo raddoppio, giocato alla perfezione per una volta tanto. Ayton aveva sbagliato a spaziarsi da 3, ma facciamo noi la spaziatura giusta, ci avviciniamo. Draymond Green scelleratamente, sei italiano, credo di sì, si sposta. E con questa difesa, ragazzi, abbiamo appena vinto il titolo. Vediamo se riusciamo a mettere il punto esclamativo. Calma, mamma mia, mani di pasta frolla come sempre. Come fottutamente sempre hanno cambiato. Allora, palla per LeBron, non hanno cambiato più. Ok, signore, è finita. Possiamo far tenere la palla fino alla fine a Christopher Dunn, che se la tenga lui, anche se dovrebbe portarla, se la fino a casa LeBron. Facciamoci un applauso. Non ho niente da tirare, quindi non lo so. Facciamo finta che metterò un effetto e va bene. La carriera, lo sapete che lì bisogna dedicarsi, fare cose speciali. Finalmente scendono per un motivo i coriandoli. Le Orlando Magic, per la prima volta nella loro storia della franchigia, sono campioni NBA. Cappottone in finale con i Golden State Warriors. Mi aspettavo di vincere, sì, ma non con questa facilità. Anche se le prime due sono state molto, 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 molto combattute e difficili. Vediamoci alzare il titolo per la copertina, anche perché tanto non sarà sicuramente un mistero. Grandi congratulazioni, bravi loro, anche se un po' ci danno fastidio, perché di sì, ma va bene così. Bravi loro, che comunque hanno rivoluzionato il basket moderno. Qui tiro esattamente da dietro il canestro di LeBron, l'abbiamo rivisto. Sembrerebbe lui l'MVP, qui ho un po' di paura ad andare avanti, ma ci dovrebbe essere la premiazione. LeBron James torna sul tetto dell'NBA dopo 2 anni in realtà, più altri 2 dopo 4-5 anni, e vince anche l'MVP. Just a kid from Akron, signori. Terzo MVP delle Finals per lui, se non sbaglio, forse quarto forse, sì dovrebbe, forse quarto. Tutto sommato questa partita mediocre, a dire la verità. 27-5-3, 17 per Doncic, 14 per George, 12-14 per DeAndre Ayton, 12 per Isaac. Farei una menzione per Teodosic, 9, minchia. E Chris Dunn, 5 assist, 3 recuperi, 0 persi, 2 rimbalzi, 2 assist, sempre preziosissimo in difesa. Gli Orlando Magic hanno vinto il campionato. Che bello vedere questa cosa. Abbiamo fatto veramente una squadra quest'anno coi controcazzi. Sono 32, 7 rimbalzi, 5 assist, quasi un recupero e quasi una stoppata partita per LeBron, col 68% dal campo e 41% da 3, 99 di generale. Me coglioni che abbiamo fatto una squadretta del genere con LeBron James. Giusto per vostra curiosità, mettete in pausa il video, vi potete leggere le statistiche dell'annata ai playoff, magari vi metto anche quello alle finali, giusto per vedere cosa cambia. Spero che questo video vi sia piaciuto. 17-16 per DeAndre Ayton in finale di media, comunque giusto per dire. Lasciate un bel mi piace, vi ripeto, a 1000 arriverà lo speciale. E niente, vi ringrazio per tutti quelli che sono arrivati a metà, sono abbandonato dopo 2 episodi, hanno visto questo, li hanno visti tutti. Vi ringrazio tutti dal primo all'ultimo, è stata sempre come sempre una super serie, questa è estiva, adesso fra una settimana si ricomincia con la carriera, sono super carico già, sperando bene a 2K. Mi piace, commento, iscrivetevi, fatemi sapere la vostra per i nuovi video e ci rivediamo appunto domani con un nuovo video. Bella!